Buongiorno e benvenuti o ben ritornati con un nuovo video su Casa e Dispensa, edizione speciale di Halloween. Ebbene sì, sono stata alla Lidl e sono andata a cercare la settimana inerente ad Halloween e ho preso quante più cose possibili. C'erano tantissime cose, c'erano tantissimi prodotti, tantissimi surgelati, ma io ho preso giusto per farvi vedere qualcosina. Comunque, se andate a fare un giro alla Lidl, io non so se ci saranno ancora questi prodotti, perché voi lo vedrete ovviamente inerente al giorno di Halloween, ma io li ho presi molto 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 prima questi prodotti, quindi non so se ci sono ancora. In ogni caso vi faccio vedere che cosa sono riuscita a trovare alla Lidl Happy Halloween 2023. Allora, alla Lidl sono andata a prendere e a cercare, perché è stata un'avventura, questi cosa sono? Biscotti. Allora, si chiama proprio esattamente così tutta la linea, come potete vedere. Faccio una panoramica super veloce. Appunto, dicevo, questi biscottini con, come si chiama? Lo spaventapasseri, può essere? Non lo so, vado no. Comunque questi biscottini mostruosi, molto molto carini. Poi ho preso questi marshmallow, caramelle per i bambini, i ragazzi ormai. Poi ho trovato questo Scottex, sempre inerente al tema Halloween, con i pipistrelli, ci sono i cappelli da strega, vedo anche un ragnetto. Poi ho preso i cioccolatini a forma di occhi, adesso c'è il riflesso, non si vede molto bene, comunque. Eccolo qua, scusate, è passata la moto. Vedo sia occhi, che non riesco a capire cosa sono quelli arancioni. Forse dei denti, mi sembra di vedere. Ecco qua, così. Poi ho preso questi due lecca lecca, che sono di cioccolato. Questo di teschio, quindi cioccolato bianco. Eccolo qua, della Lidl appunto. Bella anche il packaging con la plastica, con tutti gli scheletri, i teschi, molto molto cupo, molto molto in tema. E poi questa versione, ovvero una zucca. Eccola qua. Questo non so che gusto sia, vederlo così mi dà dell'idea, potrebbe essere arancia oppure zucca, però non ne ho idea. Eccolo qui, anche qua il packaging molto molto carino. Poi ho trovato anche la pasta, sempre stesso tema. Qui ce n'è uno a forma di pipistrello, un ragno e una zucchetta. Eccolo qua, molto molto carino. Poi ho preso queste palline di zucca, eccole qua. Secondo me sono molto buone, anche per i bambini, così se avete bambini dovrebbero essere molto graziosi, molto appetitosi, anche se non mangiano verdure in teoria i bambini, però secondo me così sono molto accattivanti, molto invitanti. Poi ho preso, vabbè, non poteva mancare lui, c'era sia così oppure che il teschio, ma c'erano veramente tantissimi prodotti. Se fate un giro alla Lidl, magari secondo me, visto che siamo nel mese clou di Halloween, secondo me qualcosa ancora riuscirete a trovare. Comunque, all'interno ci sono dentro queste cose. Ah, non vi ho detto che questi sono nel reparto 1, 2 e 3, sono nel reparto surgelati, infatti adesso vado a metterli via subito. Poi ho trovato questi nuggets, eccoli qua, sempre tema Halloween, mostruoselli, molto molto simpatici, speriamo anche buoni. Poi ho trovato queste mini pizzette, il packaging è favoloso, mi piace tantissimo. Speriamo anche che siano buone. Poi, soprattutto, magari se fate una festicciola a casa con i bambini, tema Halloween, questi sono perfetti. Ce ne sono dentro
ve lo dico subito, 12, eccolo qua, 12 mini pizzette, quindi è perfetto per fare appunto una festicciola a tema Halloween e volete dare delle pizzette ai bambini, questo è perfetto. Caramelle di vario genere, eccolo qua, occhietti, vedo un po' di cose mostruose, molto molto graziosa anche il packaging. E per finire ho preso questi, che sono delle noccioline ricoperte non so di che cosa sinceramente, però sono molto molto buoni perché li avevo già provati, non di Halloween però di un altro brand, e sono molto molto buoni. E niente, se fate un giro alla Lidl sicuramente qualcosa troverete, visto che questo è il mese in tema Halloween. E niente, questa è stata la mia spesa mostruosa del mese inerente ad Halloween. Fatemi sapere voi che cosa pensate tramite commento qua sotto, e noi ci vediamo la prossima volta sempre qui su Casa e Dispensa. Buon Halloween a tutti i bambini, ma anche a noi adulti che magari lo festeggiamo insieme a loro.